Ascotrade, energia dalle nostre mani. MT Camini a Giavera del Montello. Canne fumarie certificate con soluzioni su misura. MT Camini, nessun fumo negli occhi. Casa è tutto un pelo, la cucina, guarda che cos'è, quanti piatti sporchi da lavare, e mia madre sempre qui. Ripete, non lasciarti andare, e la gente intorno a me come un gufo vuole guardare, ma di strano cosa c'è? Allora, un vecchio brano dei Dick Dick, Vendo casa, per introdurre l'argomento di questa sera. Ovviamente è uno degli argomenti, ma ne parleremo molto perché vogliamo approfondire con voi e con i nostri ospiti il tema della casa, degli alloggi popolari, degli sfratti per morosità, per altre ragioni. Insomma, è un dramma che stanno vivendo tantissime famiglie, ma anche il mercato immobiliare è in forte crisi, come sapete le compravendite sono in calo. I prezzi sono crollati, quindi ci sono i disagi, le difficoltà degli inquilini, ci sono altrettanti disagi diversi, anche se diversi, dei proprietari. Insomma, è veramente un settore che vale la pena di analizzare in qualche modo, insomma, in maniera chiara e semplice, come siamo soliti fare noi. Ma prima di iniziare, vorrei, oggi pensavo agli alluvionati del Veneto, perché ho visto delle immagini da Genova che hanno riportato alla mente quanto è accaduto nelle nostre province, nella nostra regione, già diverse volte, ma delle immagini come quelle che abbiamo visto oggi, a 3 anni di distanza da un precedente tsunami, quasi nella stessa zona, con dei torrenti in piena nel centro del capoluogo ligure, è stato veramente impressionante. Soprattutto anche impressionante il fatto che non ci sia stata nessuna allerta e che i lavori che avrebbero dovuto fare evidentemente in gran parte non sono stati fatti. Pensate che delle tasse ambientali che portano circa 270 miliardi l'anno è stato utilizzato il 2,8% per interventi contro i dissesti idrogeologici, perché hanno speso solo 2,8, quindi una montagna di miliardi che ci sono, che paghiamo e che non vengono investiti, cose da pazzi, compresa Genova. Poi tocca andarli a trovare con le pinze i soldi, perché poi alla fine non li trovi, perché vanno tutti nel pentolone. Vabbè, ma stasera, chiusa questa parentesi, vi dicevo, parliamo dei Veneti, parliamo anche del Friuli Venezia Giulia, come sempre. L'emergenza casa e sfratti ormai riguarda tutto il nostro paese, parleremo anche di lavoro e vi presento subito gli ospiti di questa sera. Gualtiero Dall'Osto, maestro artigiano di Venezia, buonasera Dall'Osto. Buonasera a tutti. Il sindaco di Arcade, Domenico Presti, buonasera sindaco. Buonasera. I sindaci hanno il polso della situazione e sanno benissimo anche su questo fronte quali sono le difficoltà. Saluto e ringrazio Ivana De Rossi, che è il segretario generale del SUNIA, Sindacato Unitario Inquilini Assegnatari. Buonasera. Buonasera da tantissimi anni proprio nel sindacato del SUNIA,
e appunto riconfermata segretario per acclamazione. Mirella Tuzzato, Mirella, grazie. Stasera non ci sono i veneti schiacciati dalla crisi, ma ti ho chiesto di partecipare proprio perché anche tu sai benissimo che cosa succede su questo versante, no? Degli alloggi, delle case, ne parli spessissimo. Buonasera. Grazie al presidente dell'ATR di Venezia, Alberto Mazzonetto. Buonasera a tutti. Buonasera, grazie per essere qui. Al vicario episcopale Don Dino Apistolato. Don Dino, grazie per essere Buonasera. Di nuovo qui. Era stato qui come direttore della Caritas tempo fa. E Monsignor Moraglia, là, come dite nella Chiesa, vi promuove? Di solito si dice vi nomina. Promoveatur et moveatur. E Andrea Michelan del Partito Democratico a Treviso. Grazie. Buonasera. Grazie Michelan, consigliere comunale, mi pare. Consigliere provinciale. Provinciale. Allora, allora io direi di partire da. Ma partiamo da Mirella, perché insomma Mirella parla sempre di case, di alloggi popolari. Allora, dici un po' come la pensi sull'assegnazione degli alloggi, per esempio, no? Le famiglie, gli sfratti. Disastro totale, anzi bisognerebbe fare anche due conti. Vi ricordate una volta che c'era la famosa GESCA, che ci si trovava in busta paga questa tassa da pagare per un domani che tu avevi la possibilità di usufruire di una casa? Perciò ognuno di noi, secondo me, una casa gratis ce la dovrebbero dare, perché noi abbiamo pagato quella tassa e in cambio cosa abbiamo avuto? Che le case non le abbiamo avute, non ci sono. Addirittura abbiamo strapagato, qualcuno si è fatto una piccola casetta, addirittura la prima IMO era una cosa vergognosa, perché la tua casetta era equiparata al castello, sì che quello che aveva il castello pagava come te, perciò problemi zero, cioè è tutto un casino. Io mi domando una cosa, mi dispiace che c'è Don Pistolato, ma mi conosce benissimo, e anche se dico questo, perché è veramente così. Allora, io mi domando, dove sono andati a finire tutti i soldi della tasca del GESCA? Perciò pensate quanti anni abbiamo pagato questa tassa per cosa fare, perché dovevano fare le case, dovevano ristrutturare quelle vecchie. Invece cosa è successo? Che noi ci ritroviamo nel 2014 che non abbiamo case, ma abbiamo degli sfratti terribili sulla pelle. Io non so stasera se si vede, perché con tutta quella montagna di capelli che ho mi sono messa la corona, perché secondo me tutte quelle donne, io penso alle donne, perché l'uomo in parte la vive in maniera un po' più leggera. Noi donne purtroppo col problema dei figli la viviamo in maniera tragica, lo sfratto esecutivo. Allora per noi è una croce. Io invece voglio dire a tutte queste donne che noi non dobbiamo portare la croce, noi dobbiamo portare la corona, perché ce la meritiamo tutta, perché ci sono donne che voi non avete idea cosa fanno con 200-300 euro e mandano avanti la famiglia. Allora io mi domando e domando a questi sindaci, a questi amministratori, ma adesso che viene avanti l'autunno, avete il coraggio di fare gli sfratti esecutivi con minori all'interno? Avete questo coraggio? Allora la Mireluccia stasera, questa corona, non è la Mirella che porta la corona, questa è la corona di tutte le donne e brave mamme, e l'abbiamo visto anche ieri sera e ogni giovedì sera, che stanno chiedendosi ma io cosa faccio, come faccio? Allora questa sera io domando e ringrazio tantissimo di avermi invitata, perché dovete fermare gli sfratti esecutivi. Don Pistolato, lei è a capo di una delle più importanti organizzazioni, penso sia la più importante di tutto. Avete le mani che potete entrare dappertutto. Adesso con questo Papa, poi, non ditemi che non si può fare. Diteci cosa dobbiamo fare, che noi vi seguiamo, perché voi siete ascoltati, voi avete i numeri e la possibilità per fare quello che noi non possiamo fare. Ma siccome c'è sempre una divisione tra quello che vuol fare e quello che può fare, Don Pistolato, io le chiedo umilmente, cerchiamo di fare qualcosa per queste famiglie. Allora, sentiamo Don Pistolato, perché visto che l'hai subito chiamato in causa. Magari fossimo così onnipotenti, o che bastasse un Papa per diventarlo. Ecco, credo che una delle responsabilità, ma è un lavoro che ho fatto già alcuni anni fa, di monitorare tutte le realtà referenti alla Chiesa per ciò che riguardava il patrimonio abitativo.
perché una delle cose che più mi preoccupava, che preoccupava anche il patriarca di Venezia, era quello di non avere un patrimonio che fosse disabitato, cosa che troppe volte avviene. No? Certo. Cioè, io che abito a Venezia, dico, e cammino per Venezia, vedo quanti alloggi sono chiusi, quante case sono chiuse. Quanto poco città è Venezia e quanta Bengodi è invece, no, da sto punto di vista. E devo dire che con grande piacere ho trovato una situazione di saturazione di tutti gli immobili. Ho fatto un procedimento ulteriore per cercare di capire chi erano gli ospiti di questi immobili, dico, no? Parliamo di quelli alloggiativi in modo particolare. E anche qui la cosa credo sia stata estremamente interessante, perché la maggioranza delle persone erano soggette con redditi medio-bassi, persone anziane, no? Persone sole, persone che vivevano certi tipi di condizioni. Ecco, io credo che da questo punto di vista bisogna mettere l'alloggio come un bene essenziale del vivere umano. Noi abbiamo ancora questo fenomeno brutto, se volete, ma se mi permettete, io anche lo capisco, di l'occupazione abusiva degli alloggi, che è chiaro che crea delle ingiustizie, no? Non è il sistema, però la disperazione, cioè dall'indice, no? Di una disperazione di un'azione che diventa inconsulta. Noi nella provincia di Venezia abbiamo 2300, credo, circa sfratti, no? Più o meno. L'edilizia popolare tutto sommato è anche ormai bloccata lì, e tutta una serie di edilizie, ma qua il Presidente Latter può dire meglio di me, avrebbe bisogno di manutenzione che non viene fatta, e quindi diventano più case, sono delle case popolari che hanno più muffa dentro che fuori, no, dico, da sto punto di vista. Lo dico sempre, no, Allora, io credo che... dovremmo ritrovare il senso dell'abitazione come qualcosa che è fondamentale, come il mangiare, come il dormire, come il vestire, vi dicevo. Tanto è vero che noi tante volte interveniamo sugli affitti per garantire l'alloggio. A volte abbiamo pagato migliaia di euro pur di garantire l'alloggio, pur che non vada a finire in uno sfratto, no? Anche perché poi chi è sfrattato per morosità non può concorrere all'alloggio comunale, via dicendo, quindi con tutto ciò che ne deriva. Però è chiaro che ci vorrebbe un fondo senza fine, insomma, poter intervenire su tutti i casi. Allora io credo che da questo punto di vista, come potremmo dire, dovremmo creare un'alleanza tra le amministrazioni locali, tra le ATER, tra le diverse organizzazioni, via dicendo, tra le diverse associazioni che difendono gli inquilini, proprio per trovare dei percorsi a, da una parte, tutela delle fasce deboli, questa situazione di crisi. Io, come presidente di un'altra fondazione che ha un patrimonio immobiliare, credo che 2/3 dei nostri inquilini ci stanno chiedendo l'abbassamento dell'affitto. No? E parliamo di affitti che sono già 400-350 euro, parliamo su Venezia, centro storico, dicono, e le alloggi che tante volte abbiamo fatto interventi con la legge speciale su Venezia, quindi che sono dignitosi e molto belli. Perché non ce la fanno? Perché non ce la fanno? È normale. E tante volte noi nel Consiglio votiamo l'abbassamento pur di garantire l'alloggio ancora una volta, pur di garantire che queste persone, che alle volte sono coppie giovani, che alle volte sono degli anziani, che alle volte sono soli, dico, possano poter vivere. Cito un esempio che credo aver citato in altre occasioni. Ho sempre presente una signora di Venezia che diceva, pur di pagare l'affitto, lei abitava un quarto piano senza ascensore, 75-76 anni grosso modo, quindi scendeva una volta al giorno e saliva una volta al giorno perché altrimenti schiattava, dicono. Però diceva, pur di pagare l'affitto ed avere un telefono, io mangio latte la mattina, latte a mezzogiorno e latte la sera, per poter far fronte a questo. Non credo che sia una tutela della dignità della persona. No.
Allora, poveri sindaci, i sindaci si ribellano ad Alfano per le coppie gay, perché non si ribellano per le tasse ai cittadini? Sindaci comunisti, vergognatevi, c'è stato un consiglio comunale proprio sulle nozze gay qui a Treviso, poi ne parleremo con Michelin, vediamo che cosa è successo. Alberto Mazzonetto, allora, oggi leggevo un comunicato dell'ATER che dice, invitava gli inquilini a ricordarsi di non pagare la TASI, no? Perché molti pensano di doverla pagare e invece sono esentati, no? Sì. Allora, il problema delle tasse sulla casa è un problema non da poco, nel senso che sulla percentuale degli affitti che ATER riscuote, l'ATER di Venezia è sui 13-14 mila alloggi, cioè il primo come proprietà immobiliare rispetto agli altri ATER del Veneto, ha quasi un 35% di tasse tra IRES e IRAP che vanno allo Stato, 2 milioni di euro, e circa un altro 1,8 milioni tra ICI e IMU, cioè per cui sono quasi 4 milioni che noi sottraiamo alla manutenzione che dovremo fare, purtroppo lo Stato ci toglie le risorse, per cui il problema della tassazione sulla casa, a cui lei faceva riferimento, è un problema notevolissimo, nel senso che i nostri alloggi non sono alloggi, sono alloggi riconosciuti dallo Stato come alloggi sociali, però a livello erariale, a livello di imposte, di fatto non lo sono. Ed è un problema non da poco, nel senso che noi mettiamo un'altrettanta cifra ogni anno per le manutenzioni. Però su 14.000 abbiamo fatto il calcolo che se dovessimo intervenire a fare manutenzione ordinaria su tutti gli alloggi di Venezia Centro Storico ci servirebbero sui 7-8 milioni di euro, cioè per dire i soldi non bastano e non basterebbero. Ecco, quindi il meccanismo dei nostri canoni che sono così estremamente bassi, soprattutto i canoni sociali, con cosa si scontra? Si scontra con una crisi economica notevolissima, per cui abbiamo registrato, guardavo le statistiche stamattina, nel 2013 un 15% in più di morosità, nel 2014 un altro 15% in più che va aumentando. E cosa ha creato questo meccanismo? Vediamo che si aumenta il livello delle povertà, cioè nel senso della gente che non ce la fa a pagare l'affitto, ma anche se abbiamo un affitto, per dire, parliamo di affitti da 20 euro, si sommano in tanti contesti magari spese condominiali da 150 o da 200 e via, per cui la famiglia, diciamo, a livello sociale basso, che magari ha 500-600 euro perché c'è il pensionato e ha solo quello, si colloca fuori del livello sociale, perché ci sono tutti questi meccanismi, no? E diciamo, noi con quell'affitto, cioè per cui se l'inquilino è in un condominio e non paga la quota condominiale, che non è una spesa ATER, per il gas, la corrente elettrica, eccetera, per legge noi che siamo i proprietari dobbiamo farcene carico. Sì, ma mi scusi, dottor Mazzonetto. Qual era il meccanismo? Cioè, per cui la crisi economica accentua l'esposizione dell'azienda pubblica rispetto, diciamo, alle morosità, per cui la morosità diventa un doppio ricarico per noi. Ecco, e poi c'è un altro ragionamento da fare, perché prima si parlava anche di sfratti, per venire incontro al discorso che faceva la signora. Qual è il meccanismo? Noi abbiamo verificato anche statisticamente cosa succede. Nelle case ATER c'è una percentuale minima dal 5 al 10% di persone che per cultura, mentalità e tante altre cose non paga proprio per sistema. E questo è un problema. Poi abbiamo una elevata percentuale di gente che viene spiazzata dalle spese condominiali ed è per noi un carico. In più tutto il sistema fiscale che si carica su di noi, se noi calcoliamo che il costo medio per noi di manutenzione d'alloggio è sui 120 euro mensili, noi non riusciamo a far fronte a queste spese. E non riusciamo neanche a far fronte a tutti i progetti che avevamo e che la Regione ha programmato, perché nel 2013 è partito un piano da quasi 70 milioni di euro per tutte le ATER del Veneto. Si prevedevano acquisti per favorire le imprese, per favorire, diciamo, anche la soluzione di tanti problemi, cioè di un meccanismo dell'edilizia che si è incagliato con tutto il suo indotto. Si sono messi i soldi per le manutenzioni. Noi come ATER avevamo una quota di 17 milioni di euro, 12 dovevamo metterli noi
e dovevamo vendere quindi case nostre, magari venderne 6 per farne una di nuova, e però di tutti questi soldi dobbiamo indebitarci con le banche perché la regione non ne ha più nessuno. No, ad Altobello stavamo finendo un progetto a Mestre, lasciate finire, abbiamo anticipato 2,6 milioni, quando siamo andati a chiedere alla regione abbiamo soldi per finire, non che ne altri, e quindi Rangere. Ecco, per cui il meccanismo del sociale è qualcosa che va costruito, come diceva giustamente Don Dino Pistolato, sinergicamente tra enti e istituzioni, ma anche con la collaborazione dello Stato. Non possono chiederci di fare quello che economicamente non siamo più in grado di fare. Cioè, perché, ad esempio, non so, il comune così ha i suoi problemi con i denti, la regione i suoi, noi i nostri, e di fatto però le case bisogna mettere anche la gente in condizione di vivere decorosamente. La manutenzione va fatta, dobbiamo dare delle case decenti. Sì, ma scusi, non era questo il mio discorso. Io dico, non dico a lei come adesso, 2014, che lei è presidente. Cioè, in tutti questi anni noi ci troviamo a avere le case ATER che dovete pagare voi, gli inquilini, perché ci vadano dentro su certi posti. Abbiamo minori, bambini piccolissimi che nascono con delle case invivibili. Voi dovete chiuderle e dovete aprirle quando diventano vivibili. Non si può dare certe case con gli affitti che pagano, perché parliamo di 300-400 euro al mese, con case, guarda, ve lo posso assicurare, telespettatori, da brivido, e 300-400 euro sono mezzo stipendio per chi ce l'ha, se non addirittura una cosa impossibile da pagare. Poi ci mettiamo le spese condominiali, che se anche la casa è piena di muffa che piove dentro, quelle corrono, non si capisce perché. Allora, mi scusi, dottor Mazzonetto, io non ce l'ho con lei, ma in tutti questi anni l'ATER cosa ha incassato e cosa ha dato? Perché io vorrei anche vedere un po' sti bilanci, Io vorrei vedere. Poi cosa hanno fatto? Hanno venduto le case. Bene, ma che bene. Allora, se invece di vendere le case a queste persone che potevano comprarsi, andavano a comprarsene un'altra, e queste qua le davamo in affitto a un'altra persona che aveva bisogno, non era forse meglio? Ma cosa è stato combinato? Adesso ci troviamo nel 2014 con una domanda incredibile di persone che cercano casa, case non sono state fatte, quelle che sono insalubre, sono chiuse perché non si può entrare perché non so quali motivi, e poi continuiamo a dire ma la gente non paga, ma se non ha più lavoro con cosa vuole pagarli? Adesso vogliono riscattare, ma cosa possono riscattare che non c'è più lavoro? Non lavora la mamma, non lavora il papà, non lavorano i figli, e allora cosa facciamo? È stato sbagliato tutto, avete venduto degli immobili riscattando a cifre poi pazzesche, c'è stata gente che si è acquistata degli attici pazzeschi, a cifre irrisorie, e adesso quelle persone che hanno proprio bisogno si ritrovano che sono senza casa. Una replica breve, poi allora, passiamo certe cose dette dal signore sono condivisibili. Il problema è, ad esempio, non è che si può fare di un'erba un fascio per dire, non so, bisogna vedere in quale contesto, se a Venezia, Treviso, Vicenza, tutte, Verona, Milano, tutte, eccetera. E per cui, ad esempio, da noi, ad esempio, la casa e capita, la percentuale degli alloggi sfitti è, diciamo, mediamente ogni anno un 10% rispetto al patrimonio abitativo. E per cui, ad esempio, noi non possiamo dare un alloggio a un inquilino se non è a norma con l'impianto elettrico, con per dire l'impianto di riscaldamento, eccetera. E quindi l'assegnazione dell'alloggio, tra l'altro, non la facciamo noi, ma la fa il comune in base ad una graduatoria. E quindi e questi sono i meccanismi che abbiamo noi. Noi facciamo quello che abbiamo in base alle nostre risorse. Però non è che possiamo dare in consegna alloggi inabitabili e via. Cioè, quindi anche noi cerchiamo di fare, e rispondiamo di quel che facciamo, una politica seria per la residenza. Cioè, è logico che se uno paga 10 euro di affitto al mese o non li paga magari, non è che noi possiamo dirgli sì, continua a fare a meno di pagare. Cioè, perché altrimenti la Corte dei Conti lo chiede a noi. Se non li ha, ad esempio, noi non abbiamo come mandato quello dell'assistenza sociale. Il Comune ha delle risorse per affrontare questo, e per questo diceva, in collaborazione con le amministrazioni comunali si cerca di risolvere i problemi. Da noi il fronte sfratti è un fronte che si sta contenendo, però abbiamo sfratti che di fatto non abbiamo realizzato da più di 20 anni, perché si rinvia perché sono i minori, si rinvia perché sono condizioni di salute. Quindi
mi pare un po' ingenerosa la considerazione che aveva fatto il Tony Abraham Fascio. No, è generosa. Non risolve i problemi e non tiene conto almeno della realtà di Ater di Venezia. Io la invito a venire da me, le faccio vedere i nostri alloggi, le faccio vedere come facciamo e così, io ho visto anche tante altre cose, però mi sembra, cioè è facile sparare nel mucchio perché sempre si azzecca. Parliamo di Ater Venezia. Cioè, mi pare parlare a vuoto, ma mi perdoni, Mazzonetto. Però non si costruisce nulla su questo forale. Allora, c'è una legge, non so se poi qualcuno me la conferma, ma la smentisce questa notizia, c'è una legge dello Stato che prevede stanziamento di fondi per i cosiddetti morosi incolpevoli, no? Nel senso che, però ho visto che sono state date delle risorse ad altre regioni ma non al Veneto, e quindi magari se qualcuno vuole dirci qualcosa su questo. Però andiamo da Ivana De Rossi, segretario, ci dica un po', ecco, dal suo punto di vista, qual è la situazione, proprio lei si occupa di inquilini. Io direi di partire, scusate la voce, non si preoccupi, ma oggi è stata una giornata di fuoco. Sì. Allora, io partirei non dalla morosità incolpevole, ma inizierei a parlare proprio per la mia grande esperienza, perché lei parlava di, è più di 30 anni che io seguo questo piccolo grande sindacato, e facendo parte peraltro, ho fatto 2 mandati di consigliere dell'Ater, ho fatto parte del magistrato delle acque tanti anni fa, attualmente sono nella commissione decadenza e sono coordinatrice della consulta del comune di Venezia e segretario generale del Veneto e segretario generale di tutta la provincia di Venezia. Seguo 44 comuni e vorrei dire che l'emergenza sfratti che stiamo vivendo adesso io l'ho vissuta negli anni dall'80 al 90 con una centinaia e centinaia di sfratti per finita locazione. E a quel tempo c'era la famosa legge dell'equo canone, che era regolata da questa legge, che però tutti sapevamo che a fianco c'era una montagna di canone nero. Allora, con colpo di mano, il governo nel 92 fece i patti in deroga, la legge 359 del 92, che prevedeva un canone più libero, però con l'assistenza delle organizzazioni sindacali, sia di proprietari che degli inquilini più rappresentativi nel territorio. A quel punto poi una sentenza della Corte Costituzionale tolse questo controllo sia da parte del sindacato degli inquilini che dei proprietari e ricominciò il canone selvaggio. Naturalmente abbiamo iniziato a lavorare per togliere e modificare queste leggi e nel dicembre del 98 nasce la nuova legge 431 del 98, che prevedeva 4 tipi di contratti. La 431 prevedeva i 4+4 a canone libero con delle tasse molto elevate, il contratto per studenti da 1 mese a 36 mesi, per uso transitorio da 1 mese a 18 mesi, l'articolo 2,3 di contratti convenzionati di anni 3+2. Cosa succede? Che le grandi proprietà, parliamo le generali eccetera eccetera, hanno applicato subito gli accordi territoriali, che peraltro è stato con decreto ministeriale dato mandato ai sindacati con la convocazione dei comuni a fare questi accordi territoriali molto vantaggiosi, anche se a Venezia sono stati molto sofferti per una città completamente diversa di tutto il mondo, e sono usciti dei canoni controllati e in certi casi anche con dei prezzi, perché San Marco ha dei prezzi piuttosto elevati anche con gli accordi territoriali, ma i proprietari non è stato un successo questi accordi territoriali e hanno iniziato a fare comunque i canone 4+4 a canone libero. Naturalmente i fitti sono lievitati e sono andati su. Cosa succede?
Succede che naturalmente noi, io faccio parte anche della struttura nazionale, ci siamo mossi in tutte, in tutti i modi per rivedere, per rilanciare gli accordi territoriali, che peraltro sono solo sui comuni ad alta tensione abitativa. Adesso ci stiamo attivando perché vengono allargati un po' a tutti, perché per me non ci deve essere né inquilini di A, B e C, devono essere tutti uguali. Succede che la gente, direi che da ormai troppo tempo c'è una crisi di lavoro e una situazione economica che io non ricordo, e abbiamo licenziamenti sempre più frequenti, mobilità, cassa integrazione e altro, che la gente non è più in grado di far fronte a pagamenti, se no la prima cosa che non pagano è il canone e le spese condominiali. Infatti molti proprietari diffidano così, sono sempre più preoccupati dal titolare, dice poi resta dentro l'inquilino, esatto. Non se ne va. Però le posso garantire che la proprietà, e da parte mia c'è una grandissima ammirazione, prima di iniziare lo sfratto per morosità passano mesi, perché le famiglie che sono sempre state puntuali, corrette, un proprietario non se la sente di mandarlo via, se non quando si arriva a una morosità oltre i 10.000 euro. E a questo punto cosa succede? Succede che viene convalidato lo sfratto per morosità. Le amministrazioni comunali non sono più in grado di dare risposte, perché il governo ha fatto dei tagli, ma non adesso, già da prima. Le ATER hanno alloggi che io ho letto un'intervista sul giornale, e non so se mi sembra che l'abbia fatta il presidente qui presente, che ci sono nella provincia di Venezia 1.500 alloggi chiusi da ristrutturare. Non so se l'ha fatto lei o ha fatto qualche suo dirigente, e sono stata un po' perplessa, perché dico, ma santi Dio, io pensavo che fossimo sui 300-400 eccetera eccetera. Naturalmente il presidente Mazzonetto ha detto una cosa giusta, e io la posso confermare: non vengono assegnati alloggi se non sono completamente a norma, cioè con la messa a norma dell'impianto elettrico, legge 46, il riscaldamento, adesso hanno problemi con l'APE, il risparmio energetico, eccetera eccetera. Io parlo nei comuni dove io seguo, devo dare atto che gli alloggi, perché vado a fare di sopralluoghi, anche perché a volte mi trovo a gestire persone molto anziane, e devo dire che vengono dati, tinteggiati, chiavi alla mano, eccetera, eccetera. Poi se parliamo degli alloggi nuovi, io sono stata consigliere 8 anni, vorrei dire che le costruzioni che fanno, parlo sempre nel mio territorio, signori, i miei 44 comuni che seguo, vengono consegnati a alloggi e complessi meravigliosi. Naturalmente il problema gravissimo è che non viene fatta manutenzione sui vecchi alloggi. Mancano i fondi per fare ristrutturazioni, abbiamo delle situazioni veramente che hanno bisogno di manutenzione straordinaria. Io è da pochi giorni che ho avuto un incontro con l'assessore Giorgetti, e mi ha detto che il piano di vendita è stato venduto soltanto un 10% degli alloggi. Perché? Perché, dottor Mazzonetto, quando io vado ad acquistare un alloggio in un complesso che ha bisogno di manutenzioni straordinarie e che ho un inquilinato misto, dove c'è gente che paga 8 anni, che io da sempre mi batto che chi che paga 8 euro, in quel caso dovrebbe pagarli il comune, perché vuol dire che quell'inquilino che paga 8 euro al mese non è in grado di mettere il pranzo con la cena. E allora dico, in quel caso ci vorrebbe un occhio di riguardo, anche se devo dare atto che l'operato di padre Epistolato, di Don Trevisio, fanno un ruolo a volte molto più importante di tanti comuni.
dobbiamo dirlo. Senta, segretario, è vero che in questi tempi, con questi chiari di luna, molte famiglie dicono ai proprietari: io resto nell'appartamento se mi abbassa il canone. Io sto facendo una montagna di lettere anche sugli usi commerciali e la abbassano, perché sennò vanno via e chiudono. Quindi piuttosto che farli andare via dicono: vabbè, da 1.500 le faccio 1.200, faccio esatto, un esempio. No? Esatto, poi c'è una cosa che mancando, cioè i proprietari che hanno gli inquilini che pagano, che hanno la fortuna di avere un reddito, non hanno più chiesto l'aumento, non hanno più mandato la disdetta, certo. Il contratto si rinnova automaticamente, esatto, sì. Perché se li tengono stretti questi inquilini. Certo. Il problema qual è? Che io sto vivendo in questi giorni dei drammi spaventosi, di sfratti per morosità, che comunque, anche se ci sono minori, vanno eseguiti, e vedo a volte non certo una certa attenzione, specialmente dove ci sono i minori, da parte delle amministrazioni comunali. Brava. Ecco, allora, visto che parliamo di amministrazioni comunali, abbiamo il sindaco Domenico Presti, abbiamo Andrea Michelani, Partito Democratico, provincia di Treviso. Io, a parte, poi sentiamo proprio su questo, no? Sugli sfratti, però poi vorrei capire da voi, da chiunque voglia intervenire, la questione dell'assegnazione di questi alloggi, perché qui a Focus arrivano circa 300 sms ogni sera che dicono: io avevo diritto a un'abitazione, sono padovano, sono vicentino, sono veneziano, e la danno agli extracomunitari. Io vorrei capire se è così o se ci sono delle esagerazioni. Allora, sindaco, dal suo punto di vista. Beh, allora io capisco che dal suo punto di vista, io faccio agente immobiliare e quindi da pieno la sua analisi rispetto all'abbassamento del prezzo di mercato, perché la busta paga è rimasta quella di 10 anni fa e la vita è cresciuta moltissimo e in realtà non si arriva più a fine mese, quindi se devo scegliere tra le bollette, che sono quelle necessarie per vivere, pago le utenze e non pago il canone e nemmeno l'amministratore. Questo purtroppo è quello che è lo scenario attuale. Sul fronte invece di chi amministra. Che questo accade anche negli alloggi, non solo a Ater, ma negli alloggi ovunque, in affitto. Ovunque. Cioè non è che mal comune mezzo gaudio, ma è un problema generale. Di questa crisi generale. Il contesto è generalizzato assolutamente sì, perché in effetti, cioè se noi guardiamo adesso, quando sono in due a lavorare, vivono discretamente, non dico vivono benissimo, vivono bene. Da dire che non manca nulla a casa, ma quando uno dei due perde il lavoro, quando si paga 400 euro al mese mediamente di canone, parliamo mediamente, no? Comunque oscillano nei 450-500 euro i bicamere, e ci aggiungiamo le utenze e ci aggiungiamo tutte le tasse, è ovvio che uno alla fine non ha più che mangiare. Questo è il dramma più grande. Poi, riguardo invece al discorso che lei parla di, visto io amministro, l'altro giorno abbiamo fatto un'azione, non dico forte, ma un'azione secondo me corretta, come amministratori del Trevigiano, perché a parte qualche caso di qualche sindaco che ha pensato di aprire le caserme, che io non condivido, noi abbiamo detto che non siamo nelle condizioni oggi di accogliere purtroppo altre persone, perché non abbiamo il posto dove metterli, perché prima scriveva uno spettatore, dice: dobbiamo accogliere quelli che riusciamo ad accogliere. Allora io dico: pensiamo a sistemare i nostri concittadini. Io oggi, come emergenza abitativa, ho utilizzato gli alloggi che avevo Ater, non dispongo purtroppo, e mi auguro di riuscire a breve, o comunque se non riuscirò io, chi verrà dopo di me, a costruire almeno una palazzina di 8 alloggi bicamere, perché le famiglie che vanno sulla strada sono sempre di più. Quindi quando parliamo che noi non siamo in grado, non è perché non vogliamo, cara signora, non siamo in grado perché prima non abbiamo le strutture dove mettere i cittadini che vengono sfrattati. Poi la cosa più grave è che non abbiamo la forza economica di sostentare le famiglie, non siamo in grado di pagargli l'affitto. Io le dico, chiaramente comunque c'è la riservatezza su quello che facciamo per la dignità delle persone, però le garantisco che in questo momento stiamo pagando l'affitto
a delle persone, stiamo pagando comunque da mangiare a delle persone. Abbiamo respinto per quello che possiamo, e lei ha detto bene prima, c'è gente che aspetta parecchi mesi, perché quando una famiglia ha pagato regolarmente e purtroppo il capofamiglia perde il lavoro e ci sono i bambini, lì si va veramente, comunque è un disastro. E io sto vivendo, non solo io, ma sentivo ieri i numeri di Montebelluna, di Castelfranco e tutti i comuni qua del Trevigiano, sono numeri da bollettino di guerra. Allora io devo dare una mano come posso, ma i miei soldi per il sociale non sono illimitati. Cerco di fare di tutto, perché devo affrontare i voucher per quelli che non hanno di che comprarsi da mangiare, e allora vanno anche alla Caritas, però non hanno neanche di che comprare comunque neanche un chilo di pane. Allora devo dargli da mangiare a questi, devo pagare le bollette, poi gli affitti, ma il mio plafond per il sociale è esiguo. Io ho 4.500 anime nel mio paese, e in proporzione cresce il numero di abitanti, ma cresce anche il problema. E quindi il sindaco, quando ha finito e ha esaurito il suo plafond, non è più in grado di far fronte, perché la regione ovviamente ha il suo bilancio e sul sociale comunque spendono quello che spendono, non so, secondo me è insufficiente quello che oggi viene stanziato. Visto quello che stiamo vivendo, si potrebbe fare meno spreco e più assistenza a chi ha bisogno. Mi rincresce sentire un rappresentante, caro direttore, dell'amministrazione pubblica, che è l'assessore Manfio. Ho letto una sua affermazione dove dice che i sindaci devono andare tutti quanti a casa, perché non ci siamo fatti carico di ospitare questi poveracci che arrivano da oltre Mediterraneo. Ma io dico, secondo me forse è lei che sta sbagliando e non sa il ruolo che ricopre, perché visto che fa sociale, credo che Treviso in questo momento abbia grandi e gravi difficoltà sulle famiglie esistenti. Allora io non posso accogliere uno e far morire un altro, io devo cercare di aiutare quelli che oggi ho qui, devo aiutarli, devo assistere, devo curarli. Il problema non riguarda noi, io faccio il sindaco, io non posso risolvere un problema di carattere umanitario internazionale. Quel problema lì lo deve risolvere lo Stato. Lo Stato deve pensare, visto che oggi siamo in Europa, l'Europa deve andare, oggi, come ho scritto oggi su un post, deve andare all'ONU e dire aiutiamo questi signori a casa loro, perché credo dalle stime ufficiali ufficiose che dicono circa forse il 15% muore tra il deserto, perché arrivano su ammassati peggio degli animali che vediamo sui nostri camion in Italia, e una parte muoiono lì questi poveretti, una parte penso che vengono anche uccisi e vengono assaliti dai banditi, e una parte poi purtroppo affogano nel Mediterraneo perché sono illusi che qui trovano l'Eldorado. Ma noi in realtà non siamo più l'Eldorado che loro sperano o pensano di trovare, è questo che manca. Allora per me prima viene il mio cittadino, ma il mio cittadino deve purtroppo accontentarsi delle mie risorse. Non è che io non voglio aiutare, o i miei colleghi, parlo anche a nome dei miei colleghi sindaci che qui stasera non sono, non è vero che noi facciamo di tutto, perché guarda che quando una famiglia arriva avanti, direttore, con bambini stai male a non poter aiutare. Allora attenzione al TFR in busta paga, perché così ne guadagna e lo Stato con la tassazione, mentre il dipendente prende meno. Poi sentiremo sul TFR la nuova presidente dell'Unione Industriale di Treviso. Andrea Michelangelo. Sì, intanto devo dire anche il dispiacere di dover trattare del tema casa in questi termini, proprio un territorio come il nostro. E in effetti un tempo si parlava del problema casa, però magari ci si riferiva anche a classi sociali diverse, invece adesso il problema, dobbiamo trattarlo come stiamo purtroppo facendo stasera, riferendosi non solo ai casi più disperati nella popolazione, ma a sempre più ampie fasce di cittadini, quelli che fino a qualche tempo fa avevano magari, lo consideravamo un ceto medio, invece adesso si trovano per molte ragioni in difficoltà, e pensare che dobbiamo appunto risolvere il problema, andare incontro al problema a casa di questi cittadini, questa è una novità nel nostro territorio.
Vedevo i dati ATER della provincia di Treviso negli ultimi anni, dal 2008 in poi, sono veramente emblematici nella loro drammaticità, nel senso che da alcune richieste, certo significative, ma sono andate incrementando in modo incredibile fino a quest'anno, e quindi il problema a casa sta esplodendo. Nella gestione delle case ci sono, in effetti sono emersi anche stasera, un insieme di corticircuito. Le case sono di proprietà in parte dei comuni, in parte dell'ATER, le assegnazioni sono dell'ATER, sì. I comuni non hanno proprietà. No, il patrimonio pubblico perlomeno nei comuni piccoli dell'ATER. Sì, ma Venezia, ad esempio, il comune di Venezia ha sulle 3.000 alloggi. Sì, anche nella provincia di Treviso ci sono alcuni comuni che hanno proprietà. Hanno in proprietà degli appartamenti, dopo invece nelle assegnazioni sono i comuni che devono stabilire i loro criteri. Ecco, però per questo alcune contraddizioni bisogna denunciarle, perché fanno star male, tipo il numero di appartamenti che appunto non sono a norma e che non riescono ad essere assegnate perché la legge dice che non possono essere assegnati. Allora qua, data la situazione di crisi, dopo due parole vorrei fare anche per poter uscire dalla crisi, però intanto, siccome la situazione è questa, parliamo della casa. Trovare delle forme per cui questi appartamenti in qualche modo possano essere risistemati, magari mettendo insieme le competenze, le professionalità anche delle persone che in questo momento non hanno lavoro, per risistemarle e per assegnarli, perché guardate che sono centinaia per ogni provincia gli appartamenti sfitti, lasciati in abbandono, perché non sono a norma e che quindi non possono essere assegnati. Questo è drammatico. Se poi lo consideriamo in tutti gli appartamenti sfitti, che rimangono sfitti, come si diceva prima, per esempio in tutti i centri cittadini, capiamo la contraddizione incredibile che dobbiamo vedere, in cui ci sono tutte queste abitazioni che non vengono utilizzate e tante persone che chiedono e che rimangono senza questo diritto fondamentale. E, fino al 1998 c'era appunto i piani GESCA, adesso non ci sono più, quindi è cambiato completamente il sistema e ci troviamo di fronte a questo problema della gestione di queste case e delle risorse che non ci sono, perché effettivamente non è facile. Quando si diceva prima, si stanno toccando proprio i punti fondamentali della gestione delle case, immagino il Presidente che sia quotidianamente su questi problemi qua, cioè nel senso che vendere una casa dell'ATER oppure risistemarla non è facile decidere, perché da un lato risistemiamola e cerchiamo di darla, visto che l'abbiamo costruita per darla alle persone, dall'altro lato non ci sono risorse, quindi pur di avere delle risorse per magari avere delle case nuove da assegnare si fa anche questa operazione. Però è delicata la questione, cioè il dibattito di stasera va proprio a toccare le questioni fondamentali, e poi anche la necessità di rivedere alcune norme, perché effettivamente alcuni appartamenti assegnati forse potrebbero essere assegnati anche ad altre persone. La cosiddetta rotazione delle case che sono state date all'ATER è una questione importante, non è facile farlo, ma scusate, un'altra cosa solo, dopo lascio, la questione della fiscalità, cioè che l'ATER, che è un ente che deve assegnare le case a chi ne ha bisogno, deve pagare le tasse allo Stato e non ha le risorse per poter fare manutenzione, questo qua. E dopo, per rispondere alla sua domanda, sì, della questione di come vengono assegnate le case, la questione dei criteri che ogni comune deve affrontare è una questione importante, che sicuramente deve andare a vedere i bisogni dei cittadini. Ecco, ma secondo lei, Michele, ci sono discriminazioni rispetto agli italiani agli extracomunitari, o c'è un trattamento equo per tutti? Cioè, nel senso che ovviamente i criteri vanno a vedere le persone che sono in difficoltà, e diciamo che in rapporto con i cittadini italiani, molto spesso i cittadini stranieri che sono venuti dopo hanno situazioni di maggiore disagio, dopodiché sta al comune vedere di fare un equilibrio tra i cittadini che magari sono da tanto tempo che soffrono. Devo rispondere un attimo alla cosa sull'assessore Manfio, visto che è un assessore del mio comune. Io credo che l'assessore Manfio
che si sta occupando con veramente estrema dedizione a questo problema, ha voluto lanciare una provocazione, perché sappiamo che tutti i comuni in questo momento si sentono, sono senza risorse, per tutti i loro servizi essenziali non riescono a far fronte. Ecco, ci occupa, cioè, no, ed è preoccupata per i cittadini. Guardate, e non sa nemmeno cosa significa fare il sindaco sui paesini, dove la gente deve piangere. Sì, forse non sa neanche. No, lo sa, perché noi non credo proprio. Guardi, se la formazione per loro, se vuole fare la polemica politica, sono qua e ci sto. Però devo dire che, per esempio, uno dei problemi che era emerso, e che se uno va a vedere anche delle interviste precedenti, è che a Treviso abbiamo aperto dei locali per dare il senza tetto di Treviso. Ecco, la preoccupazione, una delle preoccupazioni dell'assessore Manfio è questi locali che sono stati adesso dati ai profughi, in questo momento che adesso arriva il freddo, devono tornare a essere destinati ai senza tetto della città di Treviso. Quindi è per questo che ha voluto lanciare questa provocazione anche nei confronti. Ma Treviso dica no, come ho detto no tutti i 90 rotti comuni, dica di no. E che lo Stato si arrangi a risolvere la cosa, non possiamo farlo noi, assolutamente. Allora, scusate, sì. Prima di andare da Gualtiero Dall'Osto, voleva dire... Sì, alcune precisazioni. Ad esempio, era interessante il discorso che ha fatto Michelin riguardo alla rotazione. Ad esempio, da noi, negli alloggi pubblici, c'è questa tendenza che l'inquilino tende a rimanere per generazioni, per cui noi abbiamo una casistica, sono circa un 10%, di inquilini non aventi titolo che si sistemano nella casa del parente deceduto cercando di creare un diritto acquisito e magari non avendo i titoli e magari avendo il reddito che supera anche qui, come diceva giustamente Michelà, il problema della tassazione per chi fa alloggio sociale dovrebbe essere rivisto e riguardo ad esempio a questo discorso della rotazione dovrebbe esserci anche da noi affitti per cui dopo un 7-8 anni, se cambiano anche le condizioni, l'inquilino dovrebbe lasciare, in modo che c'è una rotazione nell'utilizzo dell'alloggio pubblico. Questo dovrebbe essere il principio a livello normativo. Riguardo agli alloggi vuoti, c'è stato a Treviso un 15 giorni fa un convegno dell'Associazione degli ATER di tutta Italia, dove è emerso, e si era detto anche prima a Roma, un problema di fondo. Si dice c'è una, in base alle proprietà ATER, non so, l'ATER di Roma ha 60.000 alloggi, ne ha, diciamo, di sfitti, ne avrà sui 8-10.000, perché non ha le risorse per fare le manutenzioni. Noi cosa stiamo facendo a Venezia rispetto a quelli che in rotazione vanno? Così stiamo pensando a una quota delle convenzioni con associazioni onlus, ma solo questa è una piccola parte. Per gli altri c'è stato il fondo regionale, per cui ci indebitiamo con le banche, perché la regione ce li darà nel 2019 i soldi per fare manutenzioni, e quindi faremo un grosso intervento su circa 600-700 alloggi per le manutenzioni. Quindi questo discorso degli alloggi vuoti eccetera, dove bisogna invece fare un discorso serio è quello dei criteri per l'assegnazione. Parlo dell'esperienza mia con i comuni della provincia di Venezia. Noi abbiamo tantissimi comuni, ma penso che sia anche nel Trevigiano eccetera, dove ogni sindaco ha almeno 10, 20, 30 famiglie che non riesce a sistemare per l'emergenza abitativa, per cui c'è una trattativa continua per risolvere, diciamo, dove questa emergenza è altissima è nel comune di Venezia, dove ci sono circa 2700 persone in lista d'attesa, diciamo, e sono 2700 circa. Nella provincia sono circa 4.200 le persone in lista d'attesa, quindi ci sono certe province dove l'emergenza abitativa è molto più alta. Cosa accade? Noi abbiamo alcuni fenomeni che sono tipici magari solo di Venezia, dove abbiamo alcune occupazioni pretestuose come quelle dei centri sociali, magari l'anno scorso in 15 giorni hanno occupato 30 alloggi a Venezia e 30 alloggi a Mestre e loro dettano le regole del gioco, nessuno li sgombera. Ho litigato col questore uscente dicendo perché non voleva, cioè, non voleva intervenire eccetera. Allora questi sono problemi reali, però riguardo anche le assegnazioni, io dicevo prima il caso di chi si insedia nell'alloggio del parente per restare perché dice là che c'era mia mamma, voglio restare, che viene anche a parlare, chiedere al presidente, mi dà una mano, come posso fare eccetera, e così. E ci sono i casi più disparati che non racconto qui per amor di patria, ma qual è, ad esempio, io me lo sono portato non per far polemiche, è un regolamento contro il quale ho votato contro,
Comune di Venezia, regolamento per l'assegnazione degli alloggi, cioè noi siamo come ATA proprietari degli alloggi, però non li assegniamo noi, ogni comune si fa il suo regolamento, almeno in provincia di Venezia. Il Comune di Venezia dice all'articolo 6, cittadino di Stati non aderenti all'Unione Europea che in conformità alla normativa statale vigente svolga o abbia svolto nell'anno precedente la data di scadenza del bando di concorso attività lavorative in Italia e che intenda ricongiungere il proprio nucleo familiare entro 6 mesi dalla data di assegnazione, punti 4. Vuol dire 4 punti aggiuntivi per chi è extracomunitario. Vuol dire che nel Comune di Venezia c'è questa priorità. Diciamo che la maggioranza, diciamo, di centro-sinistra ha approvato. Io dico, questa è una responsabilità grave, certo. E però diciamo, è un documento che qualcuno ha anche contestato. Io mi ricordo Bonzo diceva non è vero, poi tutto è falso, leggere il regolamento. Ecco. Questo è un paradosso, però dà la misura di come le priorità vengono stabilite di località in località, esatto. Di contesto, cioè, in contesto. Scusi, Presidente, la definire ingiustizia, insomma, più che paradosso. Ingiustizia per le buone. Come ha detto il Sindaco, ingiustizia. Ingiustizia per le buone. Allora, sì. Se avete domande da fare ai nostri esperti, poi torniamo da Ivana De Rossi, da Mirella Tuzzato, da Don Pistolato, da Mazzonetto, da Michelin, però volevo sentire anche Gualtiero Dall'Osto, che ha un laboratorio a Venezia, un maestro artigiano, proprio davanti alla casa di Goldoni, ha un laboratorio che peraltro immagino come affitto non siano noccioline. No, no, ho pagato un mutuo per 25 anni, e era più caro dell'affitto e siamo riusciti a diventare proprietari di questo. Bene, pensavo fosse una... Ma penso che per quanto riguarda il problema sfratti, politiche abitative, a Venezia abbiamo l'Accademia un po' dei problemi. E adesso questo articolo che ha appena citato il dottor Mazzonetto mi sembra più una specie di preparare la risorsa dei nuovi voti che potrà avere la sinistra per impossessarsi di questo comune, insomma, che è stato sfracellato dalle politiche di questi ultimi anni. Come diceva anche Mirella, le cose hanno un'origine, secondo me, lontana, perché noi paghiamo certo una crisi. Beh, intanto sarebbe interessante sapere e ricordarci che questa crisi, più che reale, è derivata dagli strumenti che la politica ha fatto pesare ai cittadini, alla popolazione. La crisi virtuale che c'era nel 2008 è stata governata attraverso annunci, illusioni e frustrazioni date sulle spalle della popolazione, attraverso tasse che non sono pagate certamente dagli inquilini, ma prima di tutto da chi ha anche la proprietà di una casa, che fa fatica a stare nella propria casa che si è costruito, che si è fatto con tanti anni di fatica magari, no? Anzi, molti cercano di venderla perché non ce la fanno a pagare le tasse e nessuno gliela compra perché se la vendi, la devi svendere, cioè no? Le politiche perché abitative di questi ultimi anni registrano i nodi dei problemi che non si sono risolti in questi 20 anni, che si sono lasciati andare, che poi si giustificano con la crisi. Ma noi abbiamo la crisi in una delle città più belle del mondo, che potrebbe essere una piattaforma petrolifera di lavoro, di funzionalità, di efficacia e di sostanza. Non è permesso aver ridotto Venezia in questo stato. Io ero venuto qua come rappresentante del lavoro per parlare di lavoro. Sì. Vengo direttamente dal mio laboratorio, mi sono anche tenuto sul il camice, un po' come simbolo della corona di Mirella che rappresenta le donne, io vorrei rappresentare l'artigianato che non ha rappresentanti, il lavoro che non ha rappresentanti, che è collegato anche alle politiche abitative, alle politiche di crescita di un territorio, insomma. Cioè io vedo che Venezia si è sempre concentrata sull'assistenzialismo, sul pensionato, sull'ospizio della città, più che sul futuro e sullo sviluppo di questa grande occasione che è questa città. Cioè noi siamo stufi, siamo stanchi di accontentarsi di queste politiche dell'annuncio,
poi dell'illusione che devi aspettare qualche mese, qualche cento giorni, qualche mille giorni per avere i risultati di chi è vent'anni che è in politica, che chiacchiera a vuoto senza nessuna competenza di quello che parla, di quello che tratta. E io, se sono qua fuori dal mio luogo, vengo qua per rappresentare me, per rappresentare dei colleghi che non sentono voce in merito a quello di cui si dovrebbe parlare. Cioè, dobbiamo avere delle situazioni di competenza sulle cose, altrimenti il futuro si uccide, si blocca, si taglia. Cioè, noi non possiamo andare avanti frustrati da illusioni, adesso facciamo l'indipendenza, adesso facciamo questo, adesso facciamo quello, e non facciamo una politica di sviluppo di una situazione, partendo da gente che conosce i temi, che conosce l'argomento. Il lavoro, recita la Costituzione italiana, l'Italia è una democrazia fondata sul lavoro. Il popolo esercita, però a me sembra che sia una repubblica affondata sul lavoro. Affondata da chi? Da tanti politici, Schettino, da tanti politici che lasciano, si tirano su la valigetta per prendere l'aereo e salvarsi in qualche modo, consigliando all'equipaggio di mettersi nelle cabine finché il paese affonda. Cioè, qui non è possibile andare avanti in questo modo. Cioè, è noiosa questa discussione, perché si entra nei dettagli, nei particolari, nel giustificare delle problematiche, ma qui si è perso la visione di dove vogliamo andare, di cosa dobbiamo fare. Di fronte ai risultati del lavoro che non c'è, che si intreccia al fatto che la gente non riesce più a pagare l'affitto, non riesce più a pagare le tasse, se ne sta andando da questo paese, se ne sta... si suicida, molla, si ammala, si mortifica. Noi dove siamo? La politica dov'è? Sempre con la pancia piena e con la sporcizia. Io volevo lasciare simbolicamente, se mi permette, direttore, sì, questa pelle, per me è una pelle ma è anche uno strumento di lavoro, che tanto Made in Italy realizza, crea e fa, qui al centro della sala, proprio perché dovrebbe, è sporca, però è uno sporco decente, dignitoso questo, non è uno sporco come abbiamo in politica e spesso nella politica anche veneziana fatta da questi ultimi anni, e vediamo dov'era questa politica. Questa politica non c'era né nelle case né nella manutenzione, ma spendeva i propri soldi, abbiamo visto dove. Insomma. Abbiamo visto. Abbiamo I visto. Nostri soldi spendeva. Abbiamo visto anche in queste ultime ore. In queste ultime ore tantissimi, tra l'altro gli sms sulla vicenda di Giancarlo Galan, ne abbiamo parlato ieri, è stata una vergogna. Insomma, lo stato d'animo di chi ci ha scritto era quello proprio, l'indignazione per una sentenza che non è un patteggiamento, quindi che evita una sentenza e un processo, e quindi una scappatoia con una pena che molti veneti non considerano congrua. Comunque, vediamo, già che ci siamo, il servizio su Galan e poi andiamo in pubblicità e torniamo, quindi state con noi, non andatemi. Ha trascorso la prima notte a casa Giancarlo Galan da ieri agli arresti domiciliari a Villa Rodella, a Cintoganeo. La serata, insieme alla moglie e alla figlia di 7 anni, è stata proprio lei, la piccola, a dargli il benvenuto a casa. Gli è corso incontro e l'ha abbracciato. Le immagini del rientro dell'ex governatore, arrivato ieri alle 5 del pomeriggio a bordo di un SUV, preceduto dalla moglie Sandra Persegato, che ha tentato più volte di coprirsi il volto dai flash e dalle telecamere. Nel giardino di Villa Rodella poi l'abbraccio e le carezze ai cani. Oggi i suoi legali hanno parlato con il giudice per le indagini preliminari Giuliana Galasso in vista dell'udienza il prossimo 16 ottobre. Raggiunto telefonicamente, l'avvocato Franchini spiega che Galan non sarà presente all'udienza davanti al giudice. Non ci sarà, ci siamo noi che siamo procuratori speciali e siamo lì in sua rappresentanza. Franchini non aggiunge nulla sul rientro a casa di Galan.
Guardi, non ne ho la più pallida idea di come ha vissuto la prima notte a casa. Era molto provato e sarà, penso, rilassato e contento. Si sta ancora valutando quando il patteggiamento sarà accolto l'eventuale richiesta dell'ex governatore di scontare parte della pena andando ai servizi sociali. Quel che è certo è che in base alla legge Severino, Galan decadrà da onorevole, incarico dal quale non si era mai dimesso. Durante l'attesa, ieri, molti paesani passati in bici non si sono risparmiati con gli insulti rivolti a Galan. Oggi, invece, Cintugano resta in silenzio. Servizio di Valentina Visentina. Allora, come vi dicevo, andiamo 2 minuti in pubblicità, poi torniamo con l'emergenza abitativa, con gli sfratti, l'assegnazione degli alloggi popolari. State con noi, grazie.